Undicesimo classificato, Steven Minelli, protagonista di un colpo praticamente davvero incredibile. Ricostruiamo un attimo la tua storia. Ieri chip leader, stra chip leader di questo VPT qui a Venezia. Oggi parti bene, poi qualcosa inizia ad incrinarsi fino ad questo colpo in cui praticamente eri ancora quasi nevere, giù 1.400.000 chips. Chiami l'all-in con asso asso, giustamente preflop, e dici come va a finire. Beh, diciamo che una giornata è andata bene, ho giocato parecchio sul fatto che sono chip leader, mettendo pressione agli altri, e sono sempre stato comunque quasi il doppio dell'average, finché a un certo punto anche gli altri, assottigliandosi il field, arriviamo in pochi, hanno più chips e quasi mi raggiungono, sono su 1.400.000, 1.500.000. Mi trovo due assi al big blind e il bottone apre, 80.000 bui sono già alti, quindi diciamo che è facile committarsi. Praticamente io tribetto, sapendo che comunque potevo suscitare un po', diciamo, di una 4-bet. Infatti la 4-bet arriva puntuale, io tribetto 200 sul raise di 80, lui mi 4-betta 450, io penso per trapparlo finché pusho, e lui mi instant colla e faccetta dama. Lui è dama-dama, io asso-asso, faccetta dama. Mamma mia, effettivamente, insomma, noi l'abbiamo visto dal di fuori, immagino viverlo, insomma, non sia stato piacevolissimo. Dama dama che becca subito al flop un'altra dama. Però diciamo che c'è un risvolto positivo, molto umano, del poker, perché tu, va bene, sei uscito il colpo dopo, ormai eri praticamente cortissimo, però il giocatore nel colpo praticamente ti ha fatto una promessa che, insomma, non può valere come consolazione, però sicuramente dà un bel fattore umano al poker e a questi tornei. Beh, essendo uno sport, comunque è anche un fattore di aggregazione, cioè a me piace anche stare al tavolo, poter chiacchierare, ho l'iPod ma non lo uso praticamente mai, mi piace anche conversare, conoscere gente nuova, e comunque è uno sport molto bello e piacevole. Capita di perdere ste colpi, ok, è un bel premio in palio, però nel torneo si è fatto per giocare, è un gioco, lo dice la parola. Secondo me il poker, prendersela non ha molto senso. Ma difatti sei stato sportivissimo, diciamo che veramente hai reagito bene, con il sorriso addirittura, insomma, non è da tutti, e il giocatore, il tuo avversario, ti ha promesso, insomma, una parte della vincita se dovesse vincere questo VPT, perché dice che sei stato bravo al tavolo, meritavi davvero di andare avanti, sei stato davvero sfortunato in questo colpo, però hai condotto un torneo esemplare.